Ave a tutti i legionari, sono Alessio PCM, vi do il benvenuto, il bentornato sul mio canale e oggi siamo nuovamente su Rome Total War 2. Allora, come al solito vi do il benvenuto su questa meravigliosa campagna con Tetrico e vi ricordo che sto provando a registrare audio e video separatamente, il vostro feedback è sempre indispensabile. Adesso sto cercando di capire un altro modo per, o meglio, sto cercando di provare un altro modo per riuscire a capire quando combinare, come mixare bene audio e video, ovvero faccio questo movimento qua. Perlomeno il ROM, e quando ritorno a questo punto qua incomincio a parlare. Speriamo che l'audio combaci. Allora, questa battaglia sembra molto difficile, la battaglia di Genua. Ci sarà la nostra Legio Terza Atlantidia che si dovrà far valere. Sarà molto difficile perché il nostro nemico ha delle truppe migliori, sfortunatamente, delle nostre. Ma direi che ci buttiamo sul campo di battaglia e vediamo come andranno le cose. In ogni caso, teoricamente noi siamo anche un po' più di loro. Ma il nostro esercito sfortunatamente è svantaggiato per il fatto che abbiamo delle unità un po' merdosine, possiamo dire, un po' schifose. E quindi, ragazzi, cercheremo di asserragliarci, di resistere al meglio delle nostre possibilità, anche se sarà sfortunatamente molto difficile. Anche perché i loro eserciti, chissà come, questa dannata legione prima fulminata, sono molto. Stavo per dire esperienzati, ma è un termine del cavolo. Sono dei veterani, cioè guardate comunque, sono esperti. Questo esercito si è fatto le ossa probabilmente sterminando i nostri di eserciti, e quindi cose molto divertenti, oserei dire. Allora, il nemico arriva da qua. Uè là. Ok. Guarda che bellini però. Ok, il nostro nemico arriva da qua, noi dobbiamo proteggere questa parte della città, va bene, e io direi che ci metteremo a pattugliare questa zona. E nello specifico, io direi che possiamo fare una cosa del genere, ovvero una parte degli uomini qua riescono a passare, secondo voi? Chi lo sa? Dicevo, una parte degli uomini la mettiamo qua a fare in modo che non passino. L'altra parte dei nostri uomini migliori la mettiamo qua nel mercato. Riusciranno a passare? Sì, ci riescono. L'altra parte dei nostri uomini migliori la andiamo a mettere qua. Anzi, un po' più indietro. Un po' più indietro. Ce la posso fare, ragazzi. No. Mamma mia, quando fa ste. Ste cavolate. Sfortunatamente, delle volte davvero piazzarli è un po' una missione. Quindi, dai, facciamo così. Che forse viene anche meglio. Poi la nostra cavalleria la andiamo subito a mettere qua dietro, perché ragazzi in un modo o nell'altro dobbiamo utilizzarla per accerchiarli e per mandare al diavolo i loro acieri che potrebbero davvero farci molto 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 male. Allora, queste truppe qua le riuniamo perché sono le nostre difese principali contro il nostro nemico. Questi qua sono i riservisti, molto semplicemente li utilizzeremo dove saranno necessari e li teniamo radunati in questo punto qua. O meglio, una parte la teniamo qua, giusto per poterla mandare in aiuto di qualsiasi dei nostri fronti abbia bisogno. La restante parte la utilizziamo per coprire questa zona e nel caso addirittura per andare a dare aiuto al resto dei nostri uomini. Queste truppe, o anzi, sapete che vi dico? Queste truppe le uniamo a queste. Facciamo un unico gruppo compatto e queste qua le utilizziamo solo per accerchiare, dato che sono unità un po' più mobili. Sono queste truppe qua che possiamo utilizzare come unità di supporto per queste due migliori. Che guardate che belline che sono, tra l'altro. Meravigliose. Meravigliose. Qua chi è che abbiamo? Il carissimo Tiberio. Dovrebbe essere Tiberio Spigola? Stigola? Non mi ricordo sinceramente il suo cognome. Lo mettiamo qua insieme ai cavalieri. Ok, bravissimo ragazzo mio. Allora, tu quindi servirai qua. Mentre ragazzi, queste due truppe a loro volta le vorrei utilizzare per l'accerchiamento. Quindi le andiamo a mettere qua. Poi i nostri rinforzi. Al momento abbiamo solo queste. E queste qua io le terrei qua nella zona del porto, sinceramente. Le terrei qua nella zona del porto e vediamo che supporto. E non è, vi giuro, un gioco di parole voluto, le teniamo qua per vedere comunque abbastanza vicine alla zona di combattimento e poi decideremo bene cosa farci. Tra l'altro, guardate che belline le navi. Ok,
E facciamo iniziare la battaglia. Ci arriveranno anche degli altri rinforzi, anche se non so benissimo da dove. O forse li abbiamo tutti. Era questa la guarnigione? Sì, mi sa che era questa la guarnigione e l'abbiamo già messa. Va bene, va bene. Allora lasciamo che il nemico si avvicini. Tra l'altro avevo il volume un po' basso. Mi sono appena accorto. Molto, molto male. Mamma mia, ragazzi, ma è davvero bassissimo il volume. Scusatemi, eh. Oh, adesso sento molto meglio. Anche se sento ancora un po' basso. Oh, molto meglio. Piuttosto ve lo abbasserò nel video, non preoccupatevi, ragazzi. Dai, che vi sto aspettando. Mamma mia, legionari romani entusiasti. Ma cosa siete entusiasti? Cosa? Mio Dio. Ok, dai, bravi, muovete la cavalleria verso di noi. Voi ragazzuoli, piano piano. Teoricamente dovremmo essere fuori dalla loro visuale. No, non correte. Speriamo che rimangano nascoste queste truppe. Ok. Questi legionari però stanno venendo da questa parte. Ho il dubbio che vogliono prenderci alle spalle. Sapete cosa? Non vorrei che potessero passare da qua. Questi qua li mando un attimo qua a supporto. Oddio, però questi qua sono quelli per l'accerchiamento, quindi anche no. Mando una di queste qui. Ok, stanno entrando. Noi possiamo velocizzare questi uomini qua. Ah, il ragazzuolo, al nostro generale, gli mettiamo il corpo a corpo. Bene, iniziamo a spostarlo. Più ne riusciamo a prendere alle spalle, ragazzi, è meglio, eh? Sembra che si stiano dirigendo tutti qua, sinceramente. E ciò non è buono. Ok, allora, questi qua. Vediamo se riusciamo a farli sbarcare. No, a quanto pare no. Cioè, sì, riesco a farli sbarcare qui. Quindi, vabbè, facciamoli sbarcare. Oh, la cavalleria nemica sta arrivando. Olè, siamo a contatto. La cavalleria del nostro nemico è lì, ragazzi. Cioè, o meglio, il generale nemico si trova lì. Vediamo se riescono a infrangere le nostre linee. No, non sembra. Sembra che riusciamo a tenere abbastanza. Ok. Voi, signori, direi che potete muovervi. Perfetto. Abbiamo scovato le unità nemiche nascoste. Voi dovreste essere qua però. E mi fate la stessa cosa. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, voi ragazzi attaccate qua. Perfetto. Qua sembra che siamo in grado di resistere. Il generale nemico è morto. Questa è un'ottima notizia. Mio Dio. Qua sembra che vogliano decisamente farci del male. Quindi direi che questi signorini li andiamo a spostare a supporto qua. Ok, perfetto. Qua siamo riusciti a cogliere il nemico alle spalle. Voi inseguitemi questi. Mentre la cavalleria. Vorrei che cercasse di far male qua. Ah, però qua c'è dell'altra fanteria. Ok, fatemi una cosa del genere. E adesso ripiegate. Voi, ragazzuoli, 1, 2, 3, 4. Caricatemi qua. Voi andate a dare una mano qui. Qui sembra che siamo in grado di resistere. Voi correte.
No, il nostro generale è morto. Ma quanto si è sfigati. Ok, questi qua li facciamo venire qua dietro. Bene. Qua le cose sembrano andare discretamente. Non dico bene, perché non voglio mai portar male. Qua secondo me possiamo farcela. Che unità è questa qua che sta vacillando? Questa? A quanto pare, ragazzi. Però sembra che siamo in grado di reggere. Ok, voi attaccatemi qua alle spalle. Carri, attaccate qua. Dov'è una delle nostre unità di cavalleria? Me la son persa. Ah, ok, sono tutte e due qua. Attaccatemi questi alle spalle. Voi continuate contro questi. Qua sembra che siamo in grado di vincere. Voi continuate a puntare qua nel mezzo. Ok, perfetto. Colpitemi il nemico alle spalle. Tanto ormai il generale l'avete perso. Boom. Dai ragazzi, fatemi fuori questi però. Madonna, queste reclute romane che resistono come pochi. Ah, mio Dio. Dai, fatemi fuori queste reclute. Dannazione. Mio Dio, ragazzi. Fatemi fuori queste. Voi colpitemi questi. Qua il nostro esercito lo vedo un po' impanicato. No, ragazzi, cosa stai facendo? Ma dai, non scappate per questo. Ma figa, ma buttatelo giù, ragazzi. Dannazione. Dai che ci credo che là ce la possiate fare. Mandatemi fuori dalle balle tutti questi qua. Voi continuate a colpirmi questi. Dai, fanteria. So che ce la puoi fare qua. Mio Dio, mio Dio. Cosa ci fate qua dietro, ragazzi? Oh mio Dio. Qua stiamo perdendo punti. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Questa è una pessima notizia, sinceramente. Quella che mi hai appena dato. Le munizioni finite. Ah, dannazione. Ok, sparatemi qua. Dai ragazzi, veloci. È urgente fare l'accerchiamento, porca miseria. Riuscite a passargli qua alle spalle? Io non voglio credere che qua stanno per scappare. La miseria, avete visto, ragazzi? I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Che spettacolo. Sentite, sparate tutti qua, non è possibile che perdano. Dannazione. Attaccatemi questi alle spalle. Ho il dubbio che qua non reggiamo se continuano così le cose. Dai che ce la possiamo fare. Mandatemi al diavolo queste reclute. Oh, bravissimi ragazzi, bravissimi. E adesso, anche se queste unità sono migliori, secondo me se le prendiamo alle spalle, un minimo si impanicano. Dai ragazzi, che ce la facciamo. Fammi scappare queste, ti prego. Voi caricatemi queste. No, ragazzi, qua il fronte sta cedendo. Qua il fronte sta cedendo. Aia. Porca miseria. Mi sa che Genua se ne va. Devo dire che mi facevo le nostre unità di picchieri, che se ne sono andate prima, molto più cazzute. Invece i legionari, porca miseria, si sono. I legionari nemici si sono dimostrati davvero all'altezza del loro livello. Guarda come scappano, guarda come scappano.
Eva. Miseria. Poi mi piace moltissimo il nostro ultimo carro, coraggiosissimo, che attacca i nemici come se non ci fosse un domani. Boom. Dai, lanciati contro il nemico in quest'ultima carica suicida. Porca miseria. No, eh. È morto, niente. Ardua vittoria nemica. Ci credo che gli è costato caro, ragazzi. Ci ho provato, ho fatto di tutto. Gli abbiamo inflitto 1000 perdite. Noi ne abbiamo persi 1276. Da una parte questa è una cosa buona. Questo esercito lo dovevamo modificare, come ben vi ricordate. E tra l'altro ce ne sta arrivando un altro. Quindi, ok, è una sconfitta che però potrebbe causare una nostra successiva vittoria. Cerchiamo di vedere il lato positivo. Tra l'altro, mamma mia, ho alzato forse anche troppo il volume dell'audio. Vabbè, poi comunque lo regolerò nel montaggio. Spero che per voi sarà accettabile e gradevole. Io al momento lo sento un po' altino nelle mie orecchie. Ah, mio Dio. Mio Dio. Questi ragazzi, comunque, queste unità qua, me le aspettavo molto, molto più forti. Me le aspettavo in grado di resistere molto meglio al nemico. E non ci sono riuscite. Mentre d'altro canto queste unità di legionari, miseria se mi hanno fatto male. Ma malissimo, ragazzi. Malissimo per davvero. Il generale tra l'altro è morto. Annaggia. E la terza Atlantide ho il dubbio che ci saluta. Eh sì. Una nobile fine. Mannaggia. Mannaggia. Tra l'altro, dov'è l'altro mio esercito, ragazzi? Me lo son perso un secondo. Ho un momento di dubbio sul dove possa essere l'altro nostro esercito. Tra l'altro, alcuni di voi hanno detto, ma forse è meglio ricominciare un'altra. No, ragazzi, qua non ci si arrende. Non ci si arrende. L'aquila rubati. I legionari che devono costruire gli oggetti sacri sono stati portati al tuo cospetto e attendono la tua decisione con solenni espressioni di disperazione. Cosa bisogna fare riguardo lo stendardo mancante? Puniscili decimandoli. No, la decimazione, ragazzi, no. Perché perderà uomini non ce lo possiamo permettere. Cerca l'aquila. Punisci solo i soldati responsabili dell'accaduto. Chiaro. La giustizia è la cosa più importante. Esercito distrutto, legio terza Atlantidea. Miseria. Ma avevate dato tra l'altro un nome per una delle legioni, o meglio, me ne avete proposti un pochino, e uno di voi ha detto chiama la Corsica, una volta che invadi la Corsica ci vorrà decisamente un bel po'. Un altro di voi invece mi ha detto un nome cocco bello, vabbè. Ragazzi, non stiamo cercando di vendere il cocco in Calabria, quindi no, direi decisamente no quel nome. Mentre un altro di voi aveva proposto un nome, ovvero Lutagarum. Latugarum, scusatemi, dato che il generale si chiama Lactoga. Però dirgli, dai, questa è la tua legione privata, non mi sembra un'ottima idea. E considerando che la terza Atlantidea ci ha salutato, direi che questa sarà la nuova terza Atlantidea. Ah, certo che, ragazzi, è davvero triste avere solo tre eserciti. Davvero, davvero triste. Vediamo di occupare qua. Modalità aggressione. Ok, occupiamo la città. Lucio Calpurnio Camillo, bravissimo. Ti sei comportato bene. E poi dovrai tornare su. Vabbè, al prossimo turno ci penseremo comunque. Non è una cosa che dobbiamo necessariamente fare ora. Ok. Ah, tra l'altro ti devo far salire di livello e ti do l'abilità. Stratega. Stratega direi che è sempre ottima. Poi abbiamo visto che c'erano degli eserciti nemici in questa zona, mi sembra. Però non ci giurerei. Qua c'è un nostro agente. Forse erano verso Bergamo, adesso mi sfugge sinceramente dove potevano essere. Vediamo se riusciamo a beccarne uno. No, non mi sembra che siano in questa zona. Certo che, ragazzi, sono davvero avanzati tantissimo e noi guadagniamo davvero pochi soldi. In ogni caso,
Questa legione direi che la spostiamo qua. E gli cominciamo a reclutare ancora un po' di altra gente. Nello specifico, gli metterei altre due coorti. Poi. Non hanno arcieri, quindi 1, 2, 3, 4. Però gliele diamo al prossimo turno, dato che tanto non riusciremo a reclutarle. La legione a sud, quella che pensavo di avere qui, invece era andata sotto, perché non mi aspettavo di perdere qua sopra. Speriamo che non si vogliono muovere verso Massilia, anche se comunque sarebbe coperta da una guarnigione. Guarnigione che in ogni caso è troppo piccola però per poter resistere. Poi, la nostra spia si trova qua sotto, se non ricordo male. Infatti, facciamola salire. Ormai ci serve decisamente a nord, dato che le cose stanno andando così male. Muy bien. E a sto punto potrebbe davvero essere un'idea cercare di fondare un'altra legione. Il fatto è che, ragazzi, i soldi sono davvero pochissimi. Quante unità abbiamo qua? Arcieri gallici ausiliari, abbiamo 6 unità di arcieri. Probabilmente ne avevo reclutate un po' più del necessario. Vabbè, va bene comunque. Va bene comunque. Questi qua sono. Oh mio Dio, ragazzi, non è che ho messo gli schermagliatori in prima linea? No, non erano schermagliatori quelli di prima. Erano lancieri. Vi prego, confermatemelo, ragazzi, perché se ho messo degli schermagliatori in prima linea, mi sparo. Mamma mia, non posso aver fatto una cazzata del genere. Non è possibile. Cioè, oddio, in realtà sì, è possibile, ma spero che non lo sia. Ok, direi che non possiamo più fare nient'altro e passiamo il turno sperando in bene. E caspita, ragazzi, devo dire che i pretendenti romani si stanno comportando bene, anzi, sono anche leggermente in vantaggio rispetto a noi. Tra l'altro, vedo che Aureliano le sta prendendo come non so cosa. Cioè, ragazzi, i Marcomanni potentissimi. Potentissimi per davvero. Il fatto è che. Cioè, anche guadagnare qualche soldo in più, vedete, è impossibile, perché nessuno vuole commerciare con me e il commercio è una delle migliori fonti di guadagno. Ed è anche una cosa doppia, nel senso guadagno io e guadagnano loro, ma non capisco perché non vogliono accettare questi scambi, sinceramente. Palmira sembra l'unica un po' stabile, io e Aureliano le stiamo prendendo di santa ragione. Vabbè, passiamo questo turno e vediamo cosa succede nel frattempo. Ok, rieccoci qua, ricerca completata, progetti edilizi, bene. Navi al porto, animali esotici. Gli animali si sono rivelati delle proprietà estremamente ricercate che hanno aumentato il commercio. Purtroppo sono anche risultati infetti da malattie che si sono diffuse in tutta la provincia. Di conseguenza la salute della popolazione locale è drasticamente peggiorata. Più 5 squallore e più 100% ricchezza derivata da tutto il commercio. L'alleggio prima fulminata nemica si trova nel mezzo dei nostri territori. Molto male. Qua ho visto questa gente che ha cercato di fare qualcosa. Tentativo di creare disordini. Pezzo di merda. Han visto pezzo di merda. Cerchiamo di ucciderlo. Non ci arrivo. Non ci arrivo. Male. Male. C'è qualcuno qua sopra? No, non mi sembra. Non mi sembra che ci sia nessuno. La guarnigione penso sia scarsa. Quindi questi uomini io li manderei qua sopra. Mentre dal canto loro, questi, anche se vedo che qua la cosa potrebbe farsi rischiosa, li muoverei sotto. Nel senso, potrebbero attaccarci qua. Però, ragazzi, non posso permettere che qua sotto vadano dove vogliono. Quindi devo assolutamente muovere questi giù. Non c'è altro da fare. Poi, vediamo di mettere qualche altra unità ai nostri eserciti. Nello specifico, qua gli facciamo altre due unità di picchieri. Ok, poi vorrei della cavalleria, ma sfortunatamente non la posso reclutare qua per ora. Qua invece gli facciamo ancora, sì, sempre 2 unità di picchieri. E magari altri 2 arcieri. Ok, poi questo esercito sarà praticamente pieno. Togli, metto una quinta unità di coorti. Ok, non ce la si fa farla ora. Male, male. Genua c'è un esercito da 20. Ok. Per caso, secondo voi ragazzi riesco a. Volevi, eh? Mannaggia, mannaggia. Ok, allora facciamo una cosa. Andiamo verso Patavium e poi ci muoviamo verso Mediolanum. Porca miseria, il fatto è che la frammentazione dei miei eserciti non è un'ottima cosa. Più 2% al morale delle unità, più 1 all'ordine pubblico per via della presenza militare. Ok, ci serve morale alle unità, sfortunatamente. Ok, poi cosa facciamo? Nuova tecnologia. Ne andiamo a fare una militare, arruolamento mercenari, campioni.
Abilità delle unità ausiliarie, decisamente ottimo. Sì. Ok, questo qua, ragazzi. Tattiche straniere. Per quanto i primitivi. Oh, scusatemi, ho letto male. Per quanto primitivi possano sembrare i barbari, c'è comunque qualcosa da imparare dalle loro maniere rozze. Vero. I romani l'avevano capito molto bene, che si può imparare da tutte le culture e per creare una cultura migliore bisogna fondere il meglio di tutte le altre alla propria. È più o meno il concetto della romanizzazione. Detto questo, legionari, io vi saluto. Questo episodio si conclude qua. E effettivamente è molto tosta come campagna. Però voglio dire, abbiamo messo molto difficile, un motivo ci sarà. Tra l'altro, la Britannia è caduta. Ormai con la Britannia non c'è più niente da fare. E i Caledoni non firmano più neanche la pace. Qual è il problema? Il problema è che loro davvero hanno il controllo di tutto quello che c'è qua. Sì, ci sono anche gli Ebdani in questa zona, per l'amor di Dio. Però ormai la Britannia si può dire persa, anche perché guardate gli eserciti che hanno e guardate comunque i Caledoni. Ah, miseria, ragazzi, miseria. Il vero problema è che loro sbarcano a Nemecatum come niente. Quindi piuttosto avrebbe quasi un senso firmare una pace con i pretendenti e dedicarci ai barbari. Non peraltro, ma abbiamo perso il nord. Qua, se i nostri uomini continuano così, rischiamo di perdere anche il sud. E wow. Vabbè, a tutti i legionari, vi saluto, commentate, ci vediamo nel prossimo episodio.